La Clericus Chess nasce nel 2010 a seguito di un'idea che mi venne proposta da Don Vassallo, collaboratore del Cardinal Bagnasco, presidente della CEI dell'epoca. Oggi abbiamo un sacerdote del Messico, gente della Polonia, Romania, l'Italia naturalmente, le Filippine, quindi veramente c'è gente che prende l'aereo e viene a giocare. E come la fede, il gioco degli scacchi richiedono grande concentrazione, attenzione e dedizione. E c'è anche un aspetto importante, il sacrificarsi, il sacrificare il proprio tempo e la propria mente, oltre che le proprie energie, a questo gioco, come nella fede bisogna sacrificare tutto per questo ideale, per Cristo. Che il gioco degli scacchi è quello che insegna a saper prevedere, saper perdere e anche saper vincere. Saper perdere perché occorre saper perdere, ma amministrare la propria sconfitta sapendo, come ci dice San Paolo, che e anche quando siamo deboli che siamo forti. Due edizioni fa sono diventato campione di questa Clericus e l'anno scorso ho giocato praticamente la finalissima, ma ho perso con un avversario, un bravissimo avversario polacco. Quindi quest'anno ce la giochiamo e speriamo di arrivare almeno sul podio.